questo weekend, facendo un po' il navi che è un po' il pilota, divertendosi soprattutto e facendo divertire il pubblico tanto in questi tre giorni e tanto anche oggi. Immagine dall'alto della Hyundai e come prima si scalda tutto in fretta in pochi secondi che precedono lo start di questa gran finale su tre giri tre. Lo vedo caldo, ragazzo. Sì. Lo vedo caldo. Già lo vedi da come guida lì, eh? Sì. Insomma. Stiamo parlando di gente che fa sognare ogni volta che corre. E guida Mikkelsen. Guida Mikkelsen. Sì. Bene. Quindi. Sì, sì. Tre giri, ragazzi. Tre giri, su tre giri si. Dai, si articola questa sfida. Distacco. Tanto. Tre giri ne prende tanti? Partiti sì. Già inizia così il primo giro, subito il primo pennello. Esatto, via. Esatto. Dall'altra parte andiamo a vedere la prova di Marco Bonanomi che arriva dalla parte opposta del tracciato. Eccolo qua. Non male, però comunque. Lo so. Più aumenti il raggio, più strada che fai. Certo, è perdere il tempo. Adesso ma qui lo vediamo. Farei al contrario. È bravo. Mettiamo Mikkelsen su un LMP1. Esatto, su un bel 350 all'ora e vediamo con cosa 1000 succede. Cavalli, esatto. E vediamo cosa succede. Grande Marco, comunque già arrivare a questo traguardo, tantissima cosa per lui. Sono molto contento per Marco davvero. Ma dall'altra parte stiamo parlando di gente che lo fa di mestiere e che tutti i giorni fra teste e altre cose va su. Sì, quindi certo. Insomma è il loro ufficio quello lì, il loro ufficio. Ecco, guardate la differenza. Hai visto? La bottiglia è quasi. Se ci fosse da mettere un adesivo, lo può mettere lui con la macchina. Esatto, bellissimo. Grande numero davvero. Spettacolare. Sì, ma il bello è che anche in tutto il resto del percorso sta tirando. Come se non ci fosse un domani. Esatto, cioè, il passo veramente dei professionisti. Guarda l'intermedio. 1:26:90. Vediamo, Un secondo e 9 il distacco nei confronti di Bonanomi. Nulla toglie la performance di Marco, ma dall'altra parte è migliorato perché era 1:26:96. Quindi cioè, hai presente La costanza. Che martello. Quando si dice dei campioni che fai un segno per terra e ti passa sempre di lì tutti i giri, no? Esatto. Quello è. Adesso io non so se stiamo gufando cosa. Dai! Guarda l'anno scorso con Sordo. Ho capito. Comunque questa è. Intanto Marco nell'agitazione ha fatto partire anche il Tergi. Ci sta. Sta spingendo comunque anche lui, sta andando forte anche lui, ma di là, ragazzi, l'azione di automobilismo è veramente dura. Gran finale articolata su tre giri di questo Master Show. Finale da una parte Andreas Mikkelsen, pilota ufficiale Hyundai Motorsport, ma ricordo in passato lungo se Volkswagen. Dice bravo, no, troppo. Io farei meglio. Momenti si spaga. Hai visto? Lì ha rischiato, vabbè. Adesso qui intanto vediamo come arriva. È scesa anche la luminosità del tracciato, esatto. La visibilità. È facile arrivare a confondersi. Sono le edizioni che abbiamo finito con i fari. È vero. Però ragazzi, come cioè, sta andando? Ti vorrei dire che ha fatto 2:52:34 al secondo giro. Che 52:34. Mamma mia. 2:52:34, aveva fatto addirittura anche 2:51:86. Sì. Quindi. Sì, però tieni presente che deve fare ancora un giro. Esatto, certo, no, assolutamente, sono d'accordo con te. Su tre giri infatti si articola questa finalissima. Ecco, abbiamo visto questo passaggio. 5 decimi peggio della batteria precedente dove. Infatti, no, ma può anche permetterselo, diciamo. Sì, via. assolutamente. Non la toglie dalla. Guarda che bello! Che visto? Pelo! Birini, via tutto, via. Intanto vediamo Marco qua. A bombazza. Esatto. Bello comunque, bravo anche Marco Bonanomi. Tanto di cappello anche a lui, ma dall'altra parte, ragazzi, stiamo parlando di un grandissimo campione. Andreas Mikkelsen. Già una serie di vittorie ridate all'attivo e questa nuova sfida, questo contratto biennale con Hyundai Motorsport che continua a crederci, che continua a spingere, portare a casa il titolo ridato. Ci è andato vicino. Sì, assolutamente.
sai, di là c'è un cliente scomodo che si chiama Auger, che è furbo, che è bravissimo, che coglie tutto, esatto, che non lascia mai niente quando, per strada, quando sa che non può andare al 100% comunque. Ed eccoci qua, il traguardo 4.17, vediamo il distacco, che comunque onorevole, assolutamente, perché 3.35 prendere 3 secondi da sull'ultimo giro sicuramente ha mollato, ma bravi, bravi entrambi, ci hanno regalato spettacolo, bravi, bravi, molto bravi, bene, bravi, bravi, bravissimi. Mica sei adesso impazzita, ha deciso di tritare tutto quello che c'è da tritare. Esatto, esatto, esatto. E altrettanto farà Marco Bonanomi per salutare comunque il pubblico, contento di essersi divertito, di aver fatto divertire, di essersela giocata, di aver battuto Valentino Rossi nel corso del Master Show e poi anche di essere andato a un passo dalla vittoria del Monza Rally Show. Insomma, anche come rallista Bonanomi. Sì, sì, sì. Ci sta, ci sta. Adesso non lo fermiamo più, Dai no, adesso. Finché non si spengono le macchine, questi vanno avanti. Finché c'è benzina. Esatto, appunto, finché c'è benzina, questi vanno avanti. Grandi, l'applauso del pubblico è per tutti e due, tutti e quattro a dire il vero. Anche il Naviga, sì, ovviamente sì. Pirollo, a fianco di Marco. E eccoli là, Mikkelsen e Neville. Bella questa scena, dai, però. Gigi, attenzione con le tue anche. Dai. Grande, bella questa immagine, bellissima. Di questa grande festa finale, di tutto il pubblico che decreta comunque prima di tutto il valore di questi grandi campioni, guarda, del motorsport. Guarda Neville con le note in mano. Ho visto, visto. Solo a Monza sono riusciti a fare una cosa. Bellissimo, del genere. Solo il Monza Rally Show è riuscito a creare una magia del genere. È bellissimo davvero, grande spettacolo e grande battaglia, eccolo qua. Bel confronto, bellissimo davvero. Bravi, bravi. Bravi, ci hanno fatto divertire, si sono divertiti. Ci siamo divertiti. Ci siamo divertiti anche noi. È stato un piacere di nuovo essere qua a raccontarvi questo rally. Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito ovviamente in questa lunga diretta in live streaming. Intanto qua vediamo Pirollo che ha già tolto il casco. Diciamo sì, quelli si passa oggi... i festeggiamenti, sì, si festa, giustamente. Con le varie premiazioni. Sì. Però veramente...